Onorevole De Laurentiis, passando al tema della campagna elettorale, quali sono secondo lei i canali da utilizzare e quali margini da sfruttare appunto in questa campagna? Ma io credo che i canali devono essere per forza diversificati, dalle televisioni alla radio, ai giornali, al web, sono tutti strumenti, ai social network, sono tutti strumenti che consentono al candidato di raggiungere puntualmente il potenziale elettore. Credo che a questo ci sia bisogno però di avere dei contenuti, cioè la comunicazione deve avere contenuti precisi, deve avere un substrato su cui innestare il rapporto con il cittadino, in modo tale che non sia fine a se stessa, ma che siano veicolati progetti, idee, posizioni, elementi valoriali, valutazioni di carattere generale. Insomma. Come in questa fase, per esempio, io valuto negativamente il fatto che non ci sia ancora stato nessun tipo di confronto tra i candidati sindaci dei due grandi schieramenti. Questo secondo me è un gap nella comunicazione politica, perché non c'è la possibilità da parte del cittadino di avere un confronto serio tra gli interlocutori, tra i probabili sindaci della propria città, e quindi non consente al cittadino al tempo stesso di avere una cognizione più chiara di quelle che sono le capacità, le esperienze, le potenzialità di ciascuno dei candidati. Io mi auguro che qui a Avezzano si faccia più presto un confronto tra i candidati, che si confrontino sulle idee, sui grandi problemi, sulle grandi criticità, sulle scelte che questa città ha troppo tempo rinviato, sul fatto che non c'è stato negli ultimi anni una capacità di governo, e quindi come intendono, come dire, dare impulso all'attività amministrativa, all'attività del governo cittadino, insomma, proprio per segnare un momento di discontinuità rispetto al recente passato, che certamente non ha brillato in alcun modo in termini di innovazione e di miglioramento del tessuto sociale, urbano e economico della città. Ecco, l'accusa ricorrente che viene un po' posta ai diversi candidati è quella di avere più o meno programmi molto simili, che però non scendono poi nel concreto dei problemi della città. È un problema di comunicazione o è un problema di contenuti? Ma secondo me in parte di comunicazione e in parte di contenuti, perché è evidente che su un programma, come dire, spesso per essere più incisivi, per essere in grado di toccare un po' tutti i punti, insomma, si affrontano anche in maniera superficiale i vari aspetti. Io credo che poi nella campagna elettorale, nel rapporto con il cittadino, ci debbano essere occasioni di approfondimento, di confronto, di analisi congiunta, in modo da mettere a fuoco quegli aspetti che sul programma spesso non possono essere esplicitati in maniera più ampia. Grazie.